storia legata alla religione, anche se l'ospedale che ha avuto dei poteri santi. E ci sono pochi altri ospedali che hanno la stessa antica origine. Viene fondato da Maria Laurenza Lò nel 1519 presso l'antico Castelnuovo, il ridotto degli incurabili. Poi viene passato, c'è un rimbombo nelle casse. In realtà adesso non c'è più, grazie. In realtà è un ospedale affascinante proprio perché rappresenta questo calderone alchemico che vide insieme delle prostitute redente delle origini che diventarono suore, ottime infermiere per curare le piaghe della malattia del secolo, progetto di Dio che era la Lupe Venerea, che si protrasse fino al Novecento, fino alla scoperta della penicillina, c'era solo la terapia con i mercuriali. E poi, accanto a questo, si sviluppa una cultura assistenziale del vicereame spagnolo che viene trasmesso pari pari al tempo del Borbone di Napoli. Quindi in effetti questo era l'ospedale più importante del sud del paese, quindi qui si raccoglievano le migliori intelligenze e i migliori scienziati, ma fino anche a dopo l'unità italiana, devo dire, ha conservato un ruolo di riferimento fino al 1920, al tempo di Giuseppe Moscardi. E quindi in effetti noi diamo spesso voce ai tanti fantasmi che popolano questi nostri luoghi. Giovan Battista della Porta, il principe degli alchimisti, parlavamo prima con gli amici romani, il mago per eccellenza, che passeggiava nell'Accademia degli Oziosi, nel chiostro di Santa Maria delle Grazie. Poi trovate medici importanti, caposcuoli come Antonio Cardarelli, oppure Domenico Codugno, grande anatomista, il nostro Cirillo. Pochi giorni fa abbiamo realizzato un'opera sulla San Felice, è stata portata da un gruppo di volontari, e oggi invece diamo uno spazio a un personaggio devo dire presente nella storia di Napoli in maniera molto forte. Confesso che non ne conoscevo tanto se non quello che ci ha trasmesso l'iconografia ai miei contemporanei, quindi a me Michele Arcangelo Pezza, o meglio Fra Diavolo, è stato trasmesso come brigante, il brigante per antonomasia. Chi di voi non ha visto quel film e li chiamarono briganti di Pasquale Spetino, no? Che in realtà parlava di Crocco, del brigante Crocco, però insomma la storia per certi versi un capopopolo, un capomassa che si trova invischiato in eventi e in accadimenti più importanti di lui, e vive questa storia incredibile del nostro risorgimento con una dall'altro lato della sponda, dalla parte dei vivi. Voi sapete che la storia in genere viene scritta da chi poi riesce a detenere il potere della comunicazione, per cui i briganti furono sicuramente per alcuni Che Guevara, brigante fu Cirillo, brigante fu Fra Diavolo, però se poi andiamo nell'analisi, brigante era Garibaldi, perché Cavour voleva mandare i carabinieri per non farlo partire, perché aveva tutt'altra idea, poi l'ha cambiato per strada. Ma allora voglio dire, tutto il nostro risorgimento è un po' sotto critica, voi conoscete bene le dinamiche storiche attuali, e poi qualcuno dice risorgimento quando qualcosa che sorge perché già c'era, ma se non pensiamo all'epoca romana, in realtà l'Italia non è stata mai unita, quindi questa storia che noi stiamo ricreando non è un risorgimento ma è sorta, perché in effetti l'unità italiana era stata conseguita soltanto sotto all'epoca dell'impero romano. E poi ci sono tante storie, devo dire che grazie alla caparbietà e oserei dire uno studioso ostinato che mi piace qui alle mie spalle, lui si è messo nelle orecchie e cominciava a fare: ma brigante perché? Brigante perché? Io ho portato una statua di brigante. Dice: ma lui per me era un eroe, era un colonnello del 18 esercito borbonico, e ha proposto questo tema che
in effetti oggi lo vede sulla scena insieme a Michele Pezza, che vi saluto, e poi Alfredo Saccoccio e Ferdinando Riccardi. Io sono felice di avervi qua per sentire l'altra voce, perché per noi è importante, perché sapete, quando si muore in Piccati, sia che ci si chiama Domenico Cirillo, sia che ci si chiama Michele Pezza, la morte è comunque orrenda, e la morte ha comunque suggellato in modo atrocissimo questi due personaggi, per altri versi su sfondo opposte, come se, come dice la poesia di Totò, avesse fatto la livella, la livella. E quindi tutto quello che noi diciamo ovviamente è non soltanto però un gioco storico, attenzione, ma anche la voglia di entrare nella storia a gamba tesa, con la voglia di riappropriarsi delle fonti. Lui è stato così bravo da trovare le punti dei fianchi della giustizia che sono qui accanto e che riportano minuziosamente, come addirittura, ma questo lo racconterà lui, tutta la giustizia, e lo seppellino all'interno dell'ospedale. Purtroppo le ricerche che abbiamo fatto continuamente, ahimè, non hanno portato a nulla, perché gli accessi alle cavità sotterranee sono state fatalmente chiusi, tutti quelli che erano i ricoveri sono stati ostruiti da quintali e tonnellate di detriti, per cui è difficile accedere alla Terra Santa per verificare se ci fosse ancora un qualche segno per contraddistinguere un corpo dall'altro. Non era così, questi venivano chiusi in dei sacchi denudati dagli spogliamorti, quindi in effetti non dovrebbe esserci una distinzione fisica da un corpo all'altro, e forse è meglio lasciarli riposare qui, così come molti morti delle quattro giornate riposano in questo spazio qui accanto, perché un direttore sanitario del tempo, poiché la morte era troppo piena, decise di bruciare i corpi e seppellirli nel giardino dove adesso sorge l'anatomia patologica dell'ospedale. Vedete come poi in realtà questi ospedali sono una fonte incredibile. Secondo me gli storici dovrebbero non soltanto guardare gli archivi o consultare i libri, ma venire a parlare con chi ha contatto con il dolore, con la sofferenza e con la morte. Allora, nel nome di Fra Diavolo, io cedo il microfono a Emilio Di Biase.